Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a fare l'unboxing e la recensione di questa cosa di qua, che è il kit devastato della CM Storm. Apriamolo. Ok ragazzi, qua c'è la scatola iper mega enorme di Amazon. Tirino sempre. Ed ecco qui il nostro kit Devastator. La scatola molto pulito, resistente come scatola in confronto ad altri che sono molli molli. Colore è bellissimo, wow. Allora, come possiamo vedere direttamente la faccetta principale c'è il mouse e la tastiera, perché questo è kit economico, diciamo. Il prezzo è circa 30 euro spediti. La tastiera è retroilluminata, il mouse pure. Il mouse switchabile mi sembra fino a 2000 dpi tramite il tasto apposito. Layout della tastiera in italiano. Ricordatevi il layout della tastiera in italiano, se no dopo sono... Poi sul retro troveremo le specifiche, ovvero ecco qua, italiano, il mouse, maschera economica oltrepiatto, 1600, 2000 dpi, quindi 3-7 già mi sembra predefiniti che non si possono regolare. Rotella ad alta precisione, pedale laterale in gomma per una grandissima stabilità. Quindi per la tastiera invece design della membrana personalizzato, perché ricordiamo che questa tastiera è a membrana. Design sì, laterale, vabbè, compatibile Windows 8, anche Windows 7, Vista, XP, 64, DOS 95, 98 e anche la versione di Windows Me. Perfetto. Ok. Ed ecco qui direttamente una botta alla tastiera e il mouse. Intanto usciamo tutte cose. Quanto schifo vede la tastiera. Buona, buona, almeno non vola. Mouse molto leggero, quanto vedo. Molto buono anche il mouse. Facciamo direttamente, guardate che profilo magnifico. Dopodiché troveremo anche il manuale col kit Devastator. Che cos'è questa cosa? Ah, è come attivare e disattivare la luminosità della tastiera. CM Storm, le specifiche, recono sono tutti quelli che devono uscire, tutti quelli che usciranno, e anche fra 40 anni le tastiere senza fili, anche meccaniche. Non lo so. Ok, leviamo lo scatolo di mezzo. Partiamo direttamente col mouse, un mouse semplice. Allora, sempre vi consiglio, come al solito, non l'ho mai consigliato ma lo faccio ora, utilizzate sempre l'iPad in telo, perché così avete una migliore affidabilità e un miglior grip. Ed ecco qua il mouse in tutta la sua bellezza, solido, ergonomico. Addirittura qua sono i tasti laterali che non me ne ero accorto. Allora, qui avremo il tasto per il set dei DPI, questo qua centrale. Poi abbiamo qua sulla parte laterale i tasti per la navigazione web, pagina avanti e pagina indietro. Qua il profilo in gomma che è un ottimo grip, molto ottimo. Dall'altra parte sempre il grip in gomma e la rotellina che è molto morbida, molto ma molto morbida. E il tastino centrale. Poi qua davanti... Però non lo vedete, ma appena sarà connesso al computer, qua dentro ci sono dei LED, si accenderanno in modo figo. Pure questa parte di qua si retroilluminerà appena sarà attaccata al computer, anche qua la rotellina. Ecco che è una nostra tastiera, molto solida, molto anche pesante, quindi nel caso, ho detto, in caso di rage quit la tastiera, tranquilli, non se ne va. Allora, ecco qui la tastiera, anche lei retroilluminata con tutti i tasti, con l'apposito bottone che è questo di qua, che serve per accendere e spegnere i LED della tastiera. Peccato, perché sono temi invisibili, tasti senza la retroluminosità. Infatti, come possiamo vedere da una semplicissima tastiera, i tasti sono praticamente invisibili. Cavetto normale, come anche quello del mouse, semplice cavetto, non placcato in oro. Tasti concavi, i tasti non sono completamente piatti, ma sono leggermente curvi, come potete vedere anche da questa parte. Sono leggermente curvi in modo che il dito si posizioni e non scivoli. Comprende anche i tasti multimediali, che sono questi di qua. Sono lo stop, il play, pausa, traccia indietro, traccia avanti. Dall'altra parte invece potremo trovare i tasti volume su, volume giù. Mettiamola alla prova. Ragazzi, questa di qua è la tastiera. Voi non potete capire quanto schifo è epica al buio. Adesso guardate, spegniamo la luce e attiviamo la retroilluminazione. Ora ditemi! Perfetto, questa qua è la tastiera retroilluminata. Non dà fastidio per niente agli occhi. La retroilluminazione è totale, ovvero tutti quanti i tasti vengono retroilluminati. Si può scegliere tra o spento o accesa senza regolazione della luminosità.
E devo dire che questa, la quantità, diciamo, di luce che viene messa da questi LED è una quantità giusta, che serve sia per vedere bene la tastiera e non troppo elevata per non permettere uno spasmo ottico. Da notare anche, no, questo è quello che devo far vedere perché è proprio uno sfizio che mi devo levare, che la di questa, ecco qua, la di questa tastiera è la stessa A della scritta di Titanfall. Oltre alla tastiera, vi voglio far vedere anche il mouse, che è questo qua sotto. Ecco qui il mouse, aspetta, lo avviciniamo un poco. Qui c'è il mouse, anch'esso retroilluminato, come potete ben vedere. Retroilluminazione davvero davvero bella, sia sul profilo e sia sulla rotellina e sul tasto di switch del DPI. In conclusione, questi qua sono i due pezzi del kit. Ed eccoci qui, ragazzi. Allora, ho provato il mouse da sera per circa un giorno, in modo molto più o meno intenso, ed ecco qui la mia conclusione. Allora, la tastiera è ben fatta, ben solida, i tasti, come farò vedere adesso, sono leggermente più alti rispetto alla media delle altre tastiere, e per la media intendo altre 4-5 tastiere che ho qui, che hanno completamente i tasti quasi pari al poggia polso, sia come questa qua mia. Invece questa qua del kit Devastator ha i tasti completamente più alti. Quando si premono i tasti c'è il rumore, praticamente quasi quello di una meccanica, anche se è una tastiera a membrana. Ok, dal lato LED, diciamo che l'illuminazione totale è bella, non è, come ho detto prima, non è troppo pesante per gli occhi, non affatica per niente gli occhi. Però l'unico neo di questo, di questa retroilluminazione, è che quando non abbiamo, diciamo, i LED attivati e abbiamo una luce come ad esempio questa di qua, o la luce solare, e i LED quindi sono spenti, non si vede niente, completamente i tasti sembrano quasi invisibili. Ma queste sono altre cose. Dopotutto la tastiera, come ho detto, come già detto, è di buona fattura, i materiali sono ottimi, infatti è, diciamo, la miglior tastiera in kit, ma io preferirei se fosse stata venduta singolarmente e non in kit, io avrei preso soltanto la tastiera. Quindi tastiera ben fatta, solida, molto pesante, no, molto no, però pesantuccia, diciamo, rispetto alla media, ottima per il prezzo a cui è venduta. Ma adesso passiamo al mouse. Non mi è piaciuto così tanto, ma forse la cosa può essere un po' più soggettiva. Poiché, allora, io essendo abituato col mouse del gatto pazzo, della Medkits, dei gatti pazzi, diciamo che avendo una mano piccola, io preferisco appoggiare completamente il palmo, quasi, diciamo, vorrei avere il palmo il più vicino possibile alla superficie di contatto, quindi al tavolo, o in questo caso al tappetino. Cosa che almeno, sempre la cosa soggettiva, perché ha le mani piccole, non è possibile con questo mouse, perché il profilo non, diciamo, la bombatura del mouse non finisce completamente al piano, ma rimane sospesa e lascia quel centimetro, centimetro e mezzo di distacco da terra. Se siete abituati come me a un mouse con la bombatura che arriva fino a terra, o almeno che è più corto come lunghezza, può risultare fastidiosa. Infatti questo mouse, da un parere mio, bisogna essere ottimizzato a tutti i tipi di mano, non solo a quelle che la grandi. Sempre di pari passo con la lunghezza, a disposizione dei tasti avanti e indietro, che sono posizionato un po' troppo avanti, diciamo, sono sulla stessa linea dei bottoni dei tasti sinistro e destro e sono un po' difficili da raggiungere con il pollice. Devi completamente romperti l'osso per andarli a raggiungere. Allora, il mouse è leggero, per alcuni o per altri può risultare comodo, no, per me no. Non dico ad avere mouse pesanti, ma questo è detto, sempre sono cose soggettive. L'illuminazione, diciamo che non era proprio una caratteristica del mouse, sono in la rotellina e quella striscia in mezzo che può dare quell'effetto accattivante quando c'è la luce spenta, come non può completamente servire in presenza di luce. Il filo, sia quello del mouse sia quello della tastiera, è rivestito in tela, diciamo che quella speciale tela non gommosa come tastiere mouse economici, che quindi tendono a dorotolarsi fra di loro e quindi a sbattersi per andare a slegare. Che dire, ragazzi, in complesso questo kit è
discreto per chi non vuole spendere tanto. Lo consiglio soprattutto a queste persone che non hanno particolari esigenze, ma vogliono entrare, diciamo, nel grande mondo del gaming. Quindi ragazzi, spero che questa recensione vi sia servita a formulare i vostri acquisti, diciamo a dare una via per i vostri acquisti. Voto complessivo 8 su 10, diciamo, soprattutto per la tastiera. Sulla tastiera darei direttamente un 9 su 10, anche un 10 su 10. Per il mouse, l'ho detto, la descrizione, diciamo, è soggettiva. Per me è un 5 su 10 o giù di lì. Quindi ragazzi, per questo video / recensione / unboxing è tutto. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video.